È con entusiasmo che il sindaco di Castel San Giorgio, avvocato Lanzara, annuncia ed inaugura in mattinata una struttura scolastica che sarà a disposizione della cittadina e dei fanciulli, allorché si ritornerà alla vita scolastica in normalità. Ma ascoltiamo il sindaco e i suoi collaboratori soddisfatti per i fondi che sono riusciti ad intercettare per rendere funzionale e vivibile una ulteriore struttura scolastica della città. È un importante punto fermo perché noi ci teniamo all'edilizia scolastica, la stiamo curando in tutti i suoi aspetti. Quest'asilo necessitava di un impianto elettrico che permettesse di essere degno di questo nome, un efficientamento energetico importantissimo, e questo ci consentirà anche di rinfrescare tutti gli ambienti e quindi di rendere la scuola più accogliente per i nostri ragazzi. Approfittiamo sicuramente della chiusura. Ma se non riusciamo nel periodo lo faremo a chiusura delle scuole, sanificando ogni volta che poi gli operai usciranno dalla scuola. Voglio ringraziare la qui presente dottoressa, l'architetto Mellini, che con grande spirito di dedizione è riuscita a intercettare questo finanziamento, perché precisiamolo, questo è un finanziamento a costo zero che ci consente direi di efficientare dal punto di vista energetico la nostra scuola. Quindi onore al merito a lei, onore al merito al nostro assessore ai lavori pubblici, presente, attiva, Gilda Transillo, che adesso non c'è per causa Covid. Sono 90.000 euro del decreto crescita a fondo perduto, destinati all'efficientamento energetico della scuola, ovvero il rifacimento dell'impianto antincendio e di quello elettrico. Conseguenzialmente il rimbiancamento della scuola, rispettando i colori previsti dai bimbi, e quindi ridoneremo la scuola a tutti gli effetti, insomma, nuova, con un aspetto del tutto nuovo.